Allora, salve a tutti, con questo discorso voglio dire la mia risposta a una signora qui su TikTok che dice che TikTok tutti sono entrati per divertirsi, hanno creato l'account TikTok per divertirsi. No, non è così. Io per esempio è una vita che sono in guerra, per esempio, perché sono disoccupata, non lavoro fuori casa, ho solo lavoro. Faccio solo lavori online con scarsi risultati, con scarsi guadagni, perché la gente non crede ai miei lavori che propongo io, oppure è scettica su quello che propongo io. E io qui sono entrata nell'account come tutti i social che ho io sono entrata per questi, anche per guadagnarci, soprattutto per guadagnarci. E vi dico che anche se si è in guerra, si è in guerra sempre nella vita. La vita è tutta una lotta. Non dovete soffermarvi, non fare video divertenti perché c'è la guerra in Ucraina e con la Russia. No. E allora, quando c'è stato il Covid, che c'è ancora il Covid, non avete fatto anche video divertenti? Cioè. Se non siamo noi i politici che dobbiamo fare da mediazione con la Russia, con l'Ucraina, e non possiamo fare queste cose, perché dobbiamo scrullarci il cervello a pensare sempre alla guerra in Ucraina? Pensiamo al nostro paese, prima di tutto, ai problemi del nostro paese. Abbiamo tanti di problemi in questo paese, in Italia. Perché dobbiamo sempre pensare poi ai problemi degli altri, noi persone, popolo italiano, quando non siamo dei politici? Cioè, io la penso in questo modo. La penso in questo modo. Cioè, nei social non si entra solo per divertimento. Dovete imparare a capire che ci sono anche persone che hanno bisogno di lavorare, di guadagnare soldi per avere una vita sociale. Ecco, per non essere di peso ai genitori. Anche se i genitori ti diranno sempre che tu, figlio o figlia, non sei mai di peso. Però io parlo da figlia unica. Quando non ci saranno più i miei genitori, che faccio? Che faccio da sola, senza soldi?